Amici di Calcio Pazzo, buon weekend calcistico a tutti, anche se poi il weekend calcistico, come sapete, spesso e volentieri inizia il venerdì e ieri, infatti, c'è stato un bel Verona-Sassuolo, due squadre che hanno giocato a viso aperto, magari non sempre cortissime, quindi hanno offerto spesso il fianco a ripartenze fulminanti. Risultato 1-0 con un gol molto bello di Juricic che quasi da fermo ha lasciato partire sul vertice destro dell'area una bella staffilata. Io pensavo all'inizio, vedendo la gara, che si fosse infilata sotto il 7, invece no, un po' più bassa, forse l'ha vista in ritardo Silvestri e è partito tardi e quindi non è riuscito a prenderla. Comunque Juricic, terzo gol se non sbaglio in campionato, un giocatore di qualità importante che ancora forse non è riuscita a esplodere definitivamente, però comunque numeri e classe ne ha da vendere. Sta una partita, tutto sommato, sì, forse il risultato è giusto, però comunque abbastanza equilibrata. Ripeto, entrambe le squadre hanno comunque esercitato questa loro velocità nelle ripartenze, impensierendo i portieri avversari. Mi ricordo nel primo tempo una bellissima discesa di Verre che poi la mette dentro per la corrente Faraoni, bella parata da parte di Consigli, poi una punizione stupenda da parte di Berardi, ricordo, con una parata all'angolino di Silvestri, secondo me l'ha vista anche tardi, per cui dà ancora più valore questo alla sua parata. Poi c'è stata, ragazzi, poi c'è stata un'azione straripante da parte di Boga, che è partito dal di qua del centrocampo, insomma della linea dei centrocampisti, e si è fatto tutta la fascia bevendosi il suo diretto marcatore, poi è arrivato in area e l'ha sparata, diciamo, sul portiere. E poi è stata la partita delle ammonizioni, se non sbaglio 9, la partita dei pali, perché ne ha presi due il Verona e uno il Sassuolo. Mi ricordo un tiro angolato forse nella ripresa di Faraoni che prende il palo. Insomma, è stata una bella partita di calcio. Io, tra parentesi, ne ho viste due insieme le partite perché ci avevo sullo smartphone, quello di DAZN, ci avevo Ascoli Entella, sull'altro c'avevo Verona Sassuolo. A un certo punto stava a diventare stupido. Quindi, se vi descrivo magari un'azione che non c'è stata nella gara, perché probabilmente c'è stata nell'altra. Per cui cercate di perdonarmi, non è facile essere uno youtuber calcistico che segue tutte le partite. È facile parlarne senza seguirle, però seguendole comincia a diventare un po' complicato e a una certa te si annebbiano un po' le idee. Comunque, il mio augurio per voi di un buon weekend resta e ci sentiamo nella giornata. Chiaramente ci saranno altre partite di calcio. Ancora devo controllare sinceramente quali voglio seguire, perché poi butto anche un occhio alla Serie C, butto anche un occhio domani al Palermo, quindi insomma, domani sarò allo Stadio Olimpico, per cui insomma, una bella magnata di calcio. Calcio, paccio!